Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Splatter Point, solito format dedicato al cinema horror splatter indipendente, italiano e non. E proprio oggi parleremo di ABC of Death 1, 2 e addirittura 2 e mezzo, 2,5. Poi vi spiegherò di cosa si tratta e cos'è. Allora, partiamo con l'1 e il 2, quindi ABC of Death, uscito per la Midnight Factory, in questo cofanetto Blu-ray e DVD, con all'interno addirittura un piccolo libretto che spiega tutta la genesi e il progetto ideato, o comunque tutto affrullato nella mente di Ant Timpson, che ha convocato poi. Col collaboratore ha convocato 26 registi a cui ha affidato una lettera ad ogni regista e ha sborsato 5.000 dollari per ogni episodio e ha dato carta bianca ad ogni regista per dirigere un segmento. Quindi alla fine dei conti è uscito questo film antologico che contiene tutte le lettere dell'alfabeto. Rappresentate da 26 segmenti. Questo così nell'uno e stessa cosa nel 2. Per il 2 e mezzo è una cosa totalmente diversa, perché si tratta di un film che non è mai uscito. Infatti io questo film che vedete qui davanti in questa copertina e questa pellicola un po' sospetta. Si tratta di un film che ho comprato legalmente, per modo di dire, a Bali, quindi in Indonesia, ero in vacanza in quel periodo. Là ci sono tutte queste videoteche gigantesche con una marea di film a 1 euro l'una, cioè 1 euro ogni film, e ogni film è palesemente contraffatto. Mi spiace dirlo, mi spiace promuovere una cosa del genere, però in Indonesia funziona così. Funziona tutto a video CD. Adesso qui all'interno addirittura ho Wrath of Crow. Io dico contraffatto, ma poi non so come funziona là, però dubito che si tratti di film correttamente registrati alla SEA indonesiana, se esiste, e via dicendo. Mi sa che funziona un po' come in Cina tanto tempo fa con i video CD, che insomma la legalità era un po' sospetta e dubbia. Ma andiamo avanti. Questo ABC of Death 2 e mezzo, mi sono informato perché non. Quando ho visto questa copertina, io non ho mai sentito parlare di questo film ed effettivamente non è mai uscito, a differenza di tutti gli altri film che ho comprato quel giorno, che comunque sono stati presi da edizioni effettivamente esistenti. Questo ABC of Death 2, 2 e mezzo, scusate, praticamente non esiste. Ho cercato, ho guardato, eccetera, e non è nient'altro che una sorta di concorso che hanno messo in piedi, diciamo così, i nostri ideatori di ABC of Death per la lettera M, anzi per ABC of Death 2 per la lettera M. Tutti gli altri cortometraggi sono stati affidati ai vari registi, invece qui è stato indetto un concorso, ogni regista, anzi più di 500 registi, hanno spedito il loro cortometraggio col titolo Pinco Pallo is for M, come funziona un po' per tutte le lettere degli altri ABC of Death, quindi A is for vabbè, A sta per il titolo del film, B sta per titolo del segmento e via dicendo, anche qui però tutti con la M, e ne hanno selezionati 26, hanno messo su Vimeo quelli che non sono stati presi, ma comunque i primi 26, diciamo, selezionati. Hanno fatto questa sorta di spin-off, chiamiamolo così, di edizione alternativa di ABC of Death 2 e mezzo. E poi andremo a parlarvene. Partiamo invece con il primo. Andiamo per ordine. Quindi partiamo col primo.
Questo progetto, a mio avviso, è stata una genialata, una cosa veramente innovativa per il tempo, tant'è che non ho vergogna a dirlo. Dopo aver visto ABC of Death 1 e 2, mi sono ispirato proprio a questa collection per realizzare 17 a mezzanotte, che aveva i 17 rintocchi con 17 registi diversi. Così ho voluto fare una mia versione molto umile, zero budget, italiana di questo ABC of Death, ed è uscito 17 a mezzanotte. Comunque ho trovato questo ABC of Death una cosa veramente favolosa. Favolosa perché hai 20, cioè lo spettatore ha 26 stili diversi, 26 film, 26 registi da studiare e da apprezzare, e poi si sa mai che appunto tu guardi un segmento, apprezzi lo stile registico del regista e vai a cercarti i film che ha diretto il regista. Quindi è tutto un gioco anche pubblicitario e a favore appunto dei vari creatori dei vari segmenti. Quindi, avendo presentato minimamente questo progetto, vado a elencarvi non tutti, ovviamente non tutti i segmenti, se no stiamo qui fino a domani mattina, ma quelli che ho preferito, quelli che per me sono i più meritevoli o comunque più fantasiosi e via dicendo. E a mio avviso il primo che viene alla mente è Dogfight. Dogfight, dove viene rappresentata una sorta di fight club. All'inizio sembra di trovarsi di fronte a un film di lotte clandestine, e quello è, partendo dal fatto che la fotografia è magnifica, tutto in slow motion, tutto questo segmento è praticamente in slow motion con una musica accattivante, una musica veramente che ti rapisce. Per quanto riguarda la trama, la cosa favolosa è che appunto si parte a questo normalissimo, per modo di dire, fight club, ma poi ci si rende conto che il combattente non deve combattere con un altro uomo, ma bensì con un cane. E il tutto è collegato perfettamente ad una storia di un cane scomparso e, diciamo così, di un padrone che lo ricerca, se così si vuol dire, ma c'è dietro veramente tutto un contesto sociale, un contesto comunque di abbandono, un contesto di denuncia per le battaglie dei cani, cioè per le lotte fra cani, e ovviamente tutto clandestino. E quindi questo veramente rende, seppure forse il meno horror del progetto di ABC of Death, anche se comunque sangue ce n'è anche qui. Questo lo trovo veramente uno dei segmenti più geniali del film, della collection, perché non, quando si parla di un film antologico, di un film collettivo, non si sa mai bene come definirlo. Però, appunto, per me Dogfight è veramente uno dei top di questa opera. E parliamo appunto di questo Hydro, o Hydro che si voglia, e c'è un mix appunto fra chroma key e animazione. C'è veramente un bel mix che rende questo segmento uno dei più fantasiosi. I personaggi sono un cane e un gatto, ma il cane è un aviatore durante la guerra che si reca in questo nightclub, dove viene letteralmente abbagliato dalla bellezza di una gatta stripper che fa il suo spettacolo e fa andare, diciamo, in estasi questo cane aviatore. Ma dietro tutto questo corteggiamento, diciamo così, c'è una trappola perché la gatta non è altro che una spia delle SS. Però quello che veramente colpisce è la messa in scena di tutto il segmento, di tutto il segmento della fantasia nel ricreare, e la capacità, perché il regista è veramente un artista a 360 gradi. Cioè, il film veramente sembra preso dai cartoni animati di Tom e Jerry, in chiave quasi splatter, e portato tutto in un contesto simil-horror, perché poi nel finale lo splatter c'è. Ecco, se vi è piaciuto Hydro, non posso fare che consigliarvi i film di Joe Castro, noto makeup artist incentrato sull'horror, ma anche regista, ha fatto un sacco di film, e
i suoi più famosi sono per l'appunto Terror Toons 1, 2, mi pare che ci sia anche il terzo, non so se è stato fatto un quarto, io ho visto solo il primo e il secondo, e hanno qualcosa appunto di questo hydro e sono anche molto più splatter. Comunque, quindi io un'occhiata almeno al trailer di questi Terror Toons, comunque se vi è piaciuto hydro, glieli darei. Ma arriviamo a quello che è realmente il mio segmento preferito di ABC of Death, Libido, diretto da Timo Jahanto. Passatemi la mia pronuncia, non so se l'ho detta, Jahanto, non so come si dice, scusate. Comunque si tratta del regista di Headshot e Killers. Headshot, un film action veramente violentissimo che trovate su Netflix e vi consiglio davvero di guardarlo, anzi, se vi è piaciuto Raid e Raid 2, non potete far altro che guardare questo headshot. E Killers, invece, è uscito anche questo in italiano, in DVD e Blu-ray. Se non sbaglio, non mi ricordo perché label, perché casa di distribuzione, ma è uscito anche in italiano. E questo è un thriller molto, molto estremo, anche questo, su un. Due killer che ammazzano a destra a manca e si filmano, c'è questa sorta di competizione. E anche questo libido di competizione si parla, poiché si tratta di un gioco al massacro, più che altro un gioco all'orgasmo, si può dire, perché adesso vi spiego perché. Due concorrenti che devono, più che vincere, devono giungere, devono venire, devono raggiungere l'orgasmo davanti a dei spettatori danarosi e di fronte ad uno spettacolo che gli viene posto. Tutti e due questi nostri concorrenti devono masturbarsi. Il primo che viene, il primo che raggiunge l'orgasmo, vive. Quello che non viene, quello che non raggiunge l'orgasmo per primo, muore trafitto da una sorta di spuntone che è posto sotto la sedia dei due concorrenti e viene trafitto dall'ano alla gola. Sostanzialmente questo è tutto quello che viene rappresentato. Sì, è finto, ma quello che ti rende ancora più fastidiosa la visione di questo segmento è che il tutto può essere reale, non tanto ovviamente la competizione dei due nostri protagonisti, ma quello che viene messo in scena, perché poi si parte a quello che devono vedere i nostri concorrenti, si parte dalla bella ragazza nuda e quindi è anche facile la masturbazione, diciamo così, ma poi si passa a disabili, a pedofilia, addirittura al peggio, non sto ovviamente a spoilerare troppo. Proseguiamo con l'ultimo, a mio avviso, veramente meritevole della. Che poi tutti hanno il loro perché e tutti sono veramente interessanti, però ci sono qua i quattro che a mio avviso ho preferito. E quello che, fra l'altro, uno degli ultimi è XXL di Xavier Gens, che è anche il regista di Frontier, che vi ricorderete, un altro film molto gore, che è un po' entrato nel contesto estremo francese di qualche anno fa, appunto era un po' andata alla ribalta il cinema estremo horror francese con Martyrs, appunto questo Frontiers e via dicendo. Parliamo appunto di XXL. XXL è semplicemente una donna in sovrappeso, poi io adoro questo tipo di cortometraggi, questo tipo di segmenti. Donna in sovrappeso che non si sente accettata dalla società, anzi addirittura è tutto caricaturato, chiunque la vede la insulta, gli dice grassona, maiale, qualsiasi tipo di insulto, finché infatti la nostra protagonista arriva a casa, dopo essersi strafogata, decide così di farsi una sorta di autoliposuzione. E anche se magari non siamo di fronte a una cosa originalissima, magari vista, rivista, si può dire così, ma tutto quello che viene rappresentato è veramente tosto, è veramente strong, è quello che mi piace, a fanculo l'originalità a questo punto, ma
questo tipo di cortometraggi io li adoro e quindi non posso far nient'altro che pubblicizzarlo, comunque menzionarlo, perché è uno dei segmenti che mi è piaciuto di più. E andiamo quindi oltre, arriviamo ad ABC of Death 2, solita storia, quindi 26 registi, 26 segmenti e 26 lettere dell'alfabeto. Anche qui voglio menzionarvi i cortometraggi che ho preferito. A mio avviso questo ABC of Death 2 ha una marcia in più del primo, non tanto per l'introduzione, perché il primo era una confezione molto accattivante, soprattutto appunto questa introduzione coi cubetti, coi cubi giocattoli dei bambini che si inondano di sangue, un po' questo contesto casalingo molto, molto gore, molto veramente davvero ben fatto. Nel 2 un po' più lasciato a se stesso. Comunque, ABC of the 2, solita storia, quindi 26 registi, 26 segmenti e 26 lettere dell'alfabeto. E anche qui voglio parlarvi dei miei segmenti preferiti, quindi partiamo subito con J, Is for Jesus di Dennis Ramalho. Un segmento che sembra visto e rivisto, poiché si tratta di un esorcismo, o più che esorcismo, una purificazione ai danni di un povero ragazzo. E da parte di questi due personaggi, che inizialmente non si capisce bene se sono i genitori, cioè se siano i parenti, quindi magari il padre, lo zio, o comunque due sacerdoti, due preti, insomma, quello che sconvolge o comunque che veramente rende originale e interessante il cortometraggio è la svolta che dà un normale esorcismo o purificazione, si va veramente verso un altro lido, un'altra spiaggia, perché poi si arriva a una spiegazione che rende tutto diverso, che rende tutto diverso e si stravolge completamente il segmento e si arriva quasi ad un cortometraggio sulla vendetta o comunque sulla denuncia sociale, quasi sull'omofobia, sull'omosessualità, e non sto a dirvi altro. Quello che è veramente bello da vedere, è questa sorta di vendetta e di cambio appunto dei ruoli con un demone che massacra, i nostri due aguzzini, i nostri due purificatori, i nostri due parenti o preti o quello che sono. Però veramente è un cortometraggio a livello di fotografia magnificamente realizzato, ma anche appunto il punto di forza, ok, il sangue, il gore va bene, ma l'idea è veramente il punto di forza di questo segmento. Ed arriviamo a Vacation, diretto da Jeremy Sable, un found footage, un segmento realizzato in found footage, ma dimenticatevi ovviamente tutto quello che è paranormal activity e quant'altro. Qui non è nient'altro che una videochiamata fatta da un ragazzo in vacanza con questo amico, se non sbaglio in Thailandia, almeno il contesto mi sembra quello. E questo ragazzo fa la videochiamata alla fidanzata, professandosi ovviamente innamoratissimo, dicendole che la ama, che la serata precedente è stata tranquillissima, si sono bevuti una birretta lui e questo amico, eccetera. Ma purtroppo non è così, visto che l'amico all'interno, ancora completamente fottuto dalla droga e dall'alcol, ruba il telefono all'amico e mostra tutto quello che è successo in camera. Quindi si vedono due prostitute, mezze nude, anche loro completamente fatte, e tutto prende una piega assolutamente fuori controllo. Ed è proprio qui che scatta la genialata. E a mio avviso questo si posiziona forse al secondo posto, insieme appunto a quello diretto a Natale, di tutta questa collection. E arriviamo
Arriviamo a Yauta diretta da Soichi Umezawa. Questo cortometraggio non è nient'altro che una sorta di manga trasformato in cortometraggio, e la particolarità di questo corto è che è tutto narrato dalla ragazzina che si lamenta, di questa ragazzina che si lamenta della propria famiglia, e tutto quello che narra viene poi rappresentato dal regista in maniera assurda, bizzarra, con questo stile che va dal quasi cartone animato al quasi all'isergico, non lo so, veramente surreale. Tutto ti porta in un mondo proprio assurdo. Non so neanche bene come spiegarvi questo cortometraggio. C'è di tutto, ci sono cazzi giganti, ci sono denti spaccati con a martellate, c'è una chitarra che entra nell'esofago di un uomo, tentacoli. Il tutto in 5 minuti, e il tutto però rappresentato in maniera sì cartunesca. Il tutto non è comico assolutamente, nonostante ci sia una bizzarria che regna sovrana. Il tutto lascia un senso quasi di angoscia, di tristezza, poiché la ragazza, per sopperire a tutta questa solitudine, a tutto questo malessere del contesto familiare, si fa i tagli, classico un po' Nobiro Iguchi insegna, fa tutti questi tagli sulle braccia per un po' sopperire il suo malessere, la sua depressione. Questo è un altro dei top di questo Abyss of Death 2. E facciamo un paio di passi avanti perché il migliore me lo tengo per ultimo. Arriviamo a Zygote, diretto da Chris Nash. Qui siamo veramente a livelli massimi di tutto. Qui c'è il gore, lo splatter, capacità registica, c'è tutto, fotografia. Ma quello che viene in mente guardando questo film, la similitudine va al nostro Clive Barker e al suo Eraser, perché c'è questa ricreazione del corpo, c'è il concetto della demolizione e la ricreazione. Quindi, andando per grado, parliamo della trama. La trama sembra semplice, ma poi si rivela anche qui geniale, completamente geniale. Una donna sul punto di partorire viene lasciata dal marito con la scusa di andare in città, di scendere in città per non si sa quale motivo, e l'uomo dice alla donna di aspettarlo a partorire, e le lascia questo barattolo con delle radici, diciamo con proprietà quasi miracolose, che tardano la nascita del bambino. Quindi lei lo aspetta, lo aspetta, lo aspetta, e intanto mangia queste radici. Il problema è che passano 13 anni, passano 13 anni e vediamo la nostra donna completamente trasformata. Ha sempre all'interno del suo utero, della sua pancia, il bambino, ma questo bambino ha 13 anni. Questo bambino è cresciuto ed è all'interno della propria pancia, ovviamente tutto rappresentato nella sua bruttezza. Viene anche quasi da ricordarsi, per alcuni versi, Slither. Altro filmone per questa sorta di incubazione di questo bambino gigante, diciamo così, gigante che poi è cresciuto a 13 anni questo bambino, ma è ancora all'interno dell'utero, poiché queste radici, dalle proprietà miracolose, hanno fatto il proprio lavoro. A un certo punto finiscono le radici e quindi vi lascio immaginare quello che succede. Il bambino vuole uscire e quindi cosa succederà? Ve lo lascio vedere in questo ABC of Death 2. Ma arriviamo a quello che è realmente il miglior film, il miglior segmento di tutto. Non esiste nessun altro cortometraggio più bello di questo, perché racchiude tutto quello che io adoro, dallo splatter al gore, all'horror, ai giocattoli anni 80, agli anni 80, tutto. Parliamo di W is for Wish, diretto da Konstansky, il nostro direttore, il nostro regista di Psycho Goreman, che sta facendo un successo plateale, e della sua ovviamente Astron 6, che ci ha regalato perle come Manborg, come Father's Day e via dicendo, e appunto questo Psycho Goreman che
per gli amanti dell'horror ormai è diventato già un instant cult, come si suol dire. E arrivando al nostro W is for Wish, non si tratta nient'altro che una pubblicità che ricorda inevitabilmente i master, gli action figures The Masters of the Universe. E questi due bambini. La pubblicità fa vedere questi due bambini che giocano con queste action figures, il principe, il cattivo che è Zorb, e questo aiutante che è l'uomo fantasia, Fantasy Man, e vengono catapultati appunto nel fantastico o malvagio mondo di Zorb. E da lì ne succedono di ogni, di lì l'assurdo completo. I bambini vengono uccisi, all'interno si vede qualsiasi tipo di nefandezza, di battaglie, di splatter, teste che si spappolano, qualsiasi cosa. Il tutto rappresentato in 3 minuti, ma in questi 3 minuti c'è tutto quello che si può desiderare. Veramente il titolo non può essere nient'altro che W is for Wish. E questo cioè, fa vedere tutta la capacità di questo regista, tutto il mondo di questo regista. Bellissimo Mamborg, bellissimo Psycho Goreman, ma per me questo cortometraggio, questo segmento li batte a pie pari. Qui c'è veramente tutta la pazzia di Konstansky, o come si chiama, scusate, non riuscirò mai a dire il suo cognome e il suo nome, quindi cercatelo comunque. W is for Wish. E ripeto, dopo questo cortometraggio avrò visto 100 volte. Insieme a Gross Whale Chinatown, questa è la cosa che ho visto più volte in vita mia. E arriviamo quindi ad ABC of Death 2 e mezzo, come ho detto prima, un film non film, quindi non mi soffermerò tanto. Dico un film non film poiché non è mai uscito, ma non è nient'altro che lo scarto, nel senso buono della parola, del concorso per la lettera M, per il segmento della lettera M, che poi è finito in ABC of Death 2. Quindi, appunto, non so come ho fatto a trovare questo film. Anche la confezione, vedete, non so se si vede. Com'è, è abbastanza strana. E comunque anche qui, nonostante, come dicevo prima, si tratta di film esclusi dalle prime due, questo non toglie che all'interno ci sono dei film, dei segmenti spettacolari, dei segmenti davvero da menzionare, assolutamente. E partiamo subito con un cortometraggio geniale diretto da Gigi Saul Guerrero che si chiama Matador, forse il migliore appunto di questo ABC of Death 2 e mezzo. Dico il migliore perché a mio avviso è impeccabile, impeccabile, ha una fotografia, regia, messa in scena, tutto realizzato in maniera pazzesca. Questo cortometraggio anche a livello di idea, a mio avviso, è spettacolare. Un serial killer, un matador che fa indossare una testa di toro alle proprie vittime, che ovviamente incoscienti si gettano, si avventano addosso al nostro protagonista, che poi ovviamente cerca di matarle, come si suol dire in maniera molto spagnoleggiante, però è davvero un cortometraggio ben fatto e non regala nulla di nuovo, ma tutto quello che vedete è uno spettacolo per gli occhi. Quindi Matador presenta, a mio avviso, già al primo posto di questo ABC of Death 2 e mezzo. E proseguiamo con M is for Messiah, un cortometraggio stregonesco, un po' che ricorda Midsommar, un po' che ricorda The Witch, un po' Kill List. Questa setta ai danni di questa povera ragazza compie un rito, ma il tutto poi si stravolge. E è proprio bello questo cambio di guardia e vedere cosa succede dopo. È davvero un cortometraggio fatto bene che però non voglio spiegarvi troppo per non togliervi la sorpresa. Altro segmento davvero spettacolare per quello che riguarda i miei gusti, è una sorta di cazzata, però se vi piacciono film come La Troma, ovviamente tutta questa messa in scena abbastanza demenziale e surreale,
e siete amanti degli anni 80, anche perché comunque c'è una sorta di denuncia, se così si può chiamare, parliamo di M is for, anzi scusate, M is for magnetic tapes, scusate ma ho dovuto leggere. Questo cortometraggio è completamente sgangherato, però anche qui c'è una genialità e una nerdaggine con la N di Napoli, davvero spiccata. Anzi, il proprietario di una videoteca, ormai le videoteche come sapete non esistono praticamente più, viene assalito, diciamo così, da questi nuovi compratori, di questi nuovi acquirenti, questa sorta di genga, infatti sono quasi dei gangster, capeggiati al solito capoccia malavitoso, che vogliono spaccare e distruggere questa videoteca. Ma la passione assurda per le VHS, per questo immaginario, anzi più che immaginario, questo contesto del blockbuster, delle videoteche vecchio stampo, di non abbandonare appunto il collezionismo, la propria passione, fa trasformare il nostro protagonista, il nostro gestore della videoteca, in una sorta di supereroe alla Power Ranger, appunto, che ammazzerà tutti nelle maniere più varie e fantasiose. E quindi questo segmento è un altro che si posiziona veramente ai primi posti di questo ABC of Death 2 e mezzo. Personalmente, questi sono i tre segmenti più validi di questo pseudo seguito, però ripeto, tutti gli altri sono comunque degni di nota, come del resto anche dei precedenti capitoli. Quindi, per la Midnight Factory, ABC of Death 1 e 2, e non lo so dove lo trovate, ma su Vimeo in maniera ovviamente completamente legale potete trovarlo. ABC of Death 2 e mezzo. Probabilmente su Vimeo lo troverete spezzettato, quindi tutti i segmenti li troverete non uniti insieme. Se avete altri link legali, ovviamente, che volete suggerire pagina di Splatterpoint per questo ABC of Death 2, per saper dove trovarlo e dove consigliarlo a chi ci segue, ben volentieri scrivetecelo in sotto impressione o in sovraimpressione o comunque nei commenti, ok? Grazie mille, abbiamo finito per oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!